L'ortodonzia è una specializzazione dell'odontoiatria che si occupa dello studio, della diagnosi e della cura della posizione degli elementi dentali, quindi dello sviluppo della parte ossea scheletrica e dentale del cranio e del viso. Infatti, la posizione anomala di uno o più denti può portare problematiche non solo estetiche, ma anche funzionali di malocclusione, respirazione, masticazione e fonazione. Gli apparecchi maggiormente usati per risolvere problematiche estetiche e funzionali sono apparecchi fissi, mobili o trasparenti. L'ortodontista è un medico con laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con una specializzazione ulteriore in ortognatodonzia. È necessario rivolgersi ad un ortodontista quando un odontoiatra lo ritenga opportuno dopo un'accurata diagnosi che riveli la necessità dell'impianto di un apparecchio dentale. È bene controllare lo sviluppo corretto delle arcate dentarie nei propri figli, già dai 3 anni, ma anche per essere consigliati sullo svolgimento di una corretta igiene orale. Le visite periodiche presso il dentista sono consigliabili al fine di prevenire qualsiasi problema dentale. I sintomi di seguito sono elementi ai quali prestare attenzione, per cui rivolgersi allo specialista di riferimento, in modo da risolvere eventuali squilibri in fase iniziale ed evitare situazioni irreversibili. Per questo motivo è di fondamentale importanza non tralasciare nessun segnale di disagio. Vediamo alcuni sintomi più importanti. Difficoltà a masticare e a deglutire. Difficoltà ad aprire e chiudere la bocca. Mal di testa. Difficoltà respiratorie. Apnee notturne. Stai cercando l'ortodontista specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.dentistasicuro.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.